Primavera in maschera 2019, siamo giunti al giorno giusto. Tommaso Villani, presidente della Proloco, com'è stata le tappe di avvicinamento a questa giornata? Quest'anno è stato abbastanza faticoso, anche se l'anno scorso è stata la prima sfilata dei carri allegorici, ma quest'anno non nascondo che il sottoscritto con tutto il suo gruppo del direttivo ha tribulato tantissimo per trovare i carri e per far sì che coinvolgessero anche le associazioni del territorio. Devo dire che con soddisfazione ci sono più associazioni quest'anno che l'anno scorso. Abbiamo anche l'associazione pensionati che quest'anno sta partecipando con noi, ma il nostro traguardo sarà quando tutte le associazioni del territorio prenderanno parte a questa bella e grande manifestazione che è il Gran Carnevale di Borgaro Torinese. Per il secondo anno consecutivo tu sei riuscito a portare a termine quello che magari in tanti anni non si è riuscito a fare, cioè portare i carri qui a Borgaro. Sicuramente è la seconda scommessa che vinciamo, ma a noi le scommesse piacciono e più sono difficili e più ci diamo da fare. L'anno scorso è stato quasi per gioco con l'amministrazione comunale, in testa il sindaco e l'assessore Chiancone, dove noi abbiamo detto che volevamo fare carnevale con i carri e ci hanno preso un po' tra virgolette in giro dicendo: ma voi i carri non li portate, mentre invece l'anno scorso abbiamo portato 9 carri e più i 150 personaggi storici di tutti i comuni della provincia e della regione. Quest'anno vogliamo sbalordirvi, ci sono 12 carri, ci sono delle novità che si chiamano i famosi i pifferi e tamburi di Baio d'Oro che ci onorano della loro presenza. Abbiamo le maggiorette che denominate le figlie del Po di San Mauro Torinese, abbiamo i carri che non arrivano solo più dalla zona, ma abbiamo carri che sono arrivati dalla provincia di Cuneo, dalla provincia di Asti e del circondario. Questo fa sì che la scommessa non solo è stata vinta, ma siamo in credito con il tempo, che il tempo sia sempre clemente, e questa è la fortuna anche. Speriamo nel prossimo anno, non so se riusciremo ancora a fare meglio, ma noi ce la metteremo tutti per far meglio. Poi vorrei fare dei ringraziamenti a tutti i carri partecipanti, alle associazioni, al mio gruppo che mi sostiene, anche se a volte sono un po' rompiscatole, sono esigente, però se non hai delle persone a fianco che si dedicano a far sì che le manifestazioni riescano, e non abbiamo solo il carnevale, abbiamo parecchie manifestazioni in atto che vanno da maggio, giugno, luglio fino ad arrivare alla festa del patronale. Un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale che ci sta sostenendo, perché se non c'è il sostegno dell'amministrazione comunale poche cose si possono fare. E la Proloco è rinata, la Proloco deve essere un punto di riferimento delle piccole associazioni, deve essere un punto di riferimento anche del circondario. Noi siamo, oltre che associazione, siamo a Proloco, siamo anche l'associazione turistica di Borgaro. Spero che riusciamo a dare quello che l'amministrazione ci chiede, che la cittadinanza ci chiede. Un in bocca al lupo a tutti e buon divertimento a tutti. Fabrizio Chiancone, assessore alla cultura del comune di Borgaro. Prima presidente Villani ha avuto parole di elogio per l'amministrazione, per quello che sta facendo per questo comune e anche per questo carnevale. Io ricambio le parole di elogio, perché se questa festa oggi è possibile realizzarla, è sicuramente un grandissimo merito va dato alla Proloco. Proloco che un paio d'anni fa ha deciso di scommettere sul nostro territorio, ovviamente, facendo una festa in grande, pensando di organizzare una festa in grande. L'anno scorso sono stati in grado di portare di nuovo in città i carri allegorici che mancavano da qualche decennio, e quest'anno con
l'amministrazione che ha fatto ovviamente da spalla e che ha sponsorizzato anche economicamente l'iniziativa, ha organizzato un'edizione bis, un'edizione che, come avremo modo di vedere, vedrà un numero ancora maggiore di carri. Ci sono alcune maschere, oltre alle nostre maschere ufficiali, il Cucumre e la Cucumrera, che ci onorano sempre della loro presenza, ma avremo anche i pifferai e i tamburi di Baiodora, abbiamo delle maggiorette, insomma ci sarà un bel po' di divertimento per la nostra città. Cambia il percorso, andiamo a percorrere le strade che sono poi il cuore della nostra città, e di conseguenza finiremo poi su Piazza della Repubblica con le premiazioni delle maschere migliori e con una grande festa tutti insieme. L'amministrazione spera molto nella riuscita di questo evento, la giornata è bella, il sole ci accompagna e ci accompagnerà, e di conseguenza speriamo che tutti, grandi e piccini, possano divertirsi. Negli scorsi giorni ho sentito qualcuno che diceva che il carnevale è ormai passato. In realtà noi crediamo che sia un'occasione per far uscire le famiglie di casa, per far divertire i bambini, per farli mascherare e per creare dei momenti di incontro e di condivisione. Ho qui il piacere di avere con me le nostre maschere ufficiali della città di Borgaro, la Cucumrera e il Cucumre, due maschere che da anni si adoperano in questo periodo per il carnevale, e vorrei chiedere loro, parto dalla padrona di casa, come si è evoluto il carnevale negli anni a Borgaro? Se ci fai un po' di storia, com'era prima e cos'è adesso? Ma diciamo che si è evoluto molto, abbastanza, in questi ultimi anni. Prima lo si faceva senza carri, ora in questi ultimi due anni molto, molto positivo è stato il carnevale, lo sarà senz'altro, con molti carri e molti personaggi, molti bimbi, molto pubblico, speriamo, perché il tempo ci accompagna. A te Adriano chiedo un'altra cosa, cosa sono il Cucumre e cos'è la Cucumrera? Cosa significa? Sono raccoglitore di cetrioli, quei cetrioli piccoli che si mette in composta, che i contadini le raccoglievano e poi le portavano alla stazione, che c'era un ufficio della Cirio che le raccoglieva. Perciò si dice che la Cirio è nata a Borgaro. Si dice così, si dice proprio così. Un'ultima domanda per chiudere, io so che fate anche delle iniziative dentro le scuole, una cosa che siete molto riconosciuti e molto amati dai bambini. Cosa fate esattamente dentro le scuole? Diciamo che andiamo a trovarli naturalmente per il carnevale e con questa cosa, per rivalutare e ricordarle la storia, la cultura di Borgaro, dei nostri nonni, del nostro passato, e poterlo portare avanti, sperando con degli altri bimbi in avanti. Esatto.